Siamo arrivati all'atto conclusivo della stagione per quanto riguarda la salvezza in questo campionato di Serie A Beretta 2021-22. Una sola tra Spare Repan e Vikings Rubiera resteranno nella prossima Serie A. Si gioca gara 1 a Rubiera tra la formazione emiliana e quella altoatesina. Gli arbitri sono Gianna Stella Merisi e Andrea Leandra Pepe a dirigere questo primo confronto, questa prima sfida tra le due formazioni. In campionato Eppan ha vinto entrambe le partite, bisogna dire anche con un discreto margine. Ovviamente questa sera Rubiera deve fare di più. Manca il pivot Stojanovic nella formazione altoatesina, squalificato. La prima conclusione in rete è di Oberauk, 1-0. Giovanni, una partita ancora più difficile perché probabilmente Rubiera anche in testa, i due confronti persi entrambi con la formazione altoatesina. Sì, diciamo che psicologicamente Rubiera teme molto l'Eppan perché ha fatto due prestazioni, specialmente l'ultima in casa è stata veramente molto negativa, forse una delle più negative dell'anno, e quindi sicuramente per lei giocherà un fattore importante. Poi diciamo che dopo l'incontro, dopo il triplo incontro con il Carpi, vediamo la squadra come riesce a recuperare le energie per questa ultima battaglia. Triplo incontro che ha avuto anche Eppan, perché ricordiamoci che ha perso gara 3 in casa con Siracusa. L'attacco della formazione altatesina dopo la palla persa in attacco da Rubiera con Santinelli, c'è un
non si intende con un compagno, quindi riprende a giocare Lazarevic, Santinelli per Branch come terzino sinistro. Esce il pivot che col numero 13 è Widenhofer, l'attacco dell'Eppan con Santinelli che va dentro, a conclusione la rete. 2-0 subito in avvio per l'Eppan. La palla subito per Patroncini, la conclusione, la rete dall'ala del mancino rubierese, puro sangue per il primo gol dei Vikings Rubiera. 2-1 per la formazione altoatesina. Pericolo pubblico principale sono sicuramente i due terzini della formazione altoatesina, lo abbiamo visto anche in campionato, sono loro che fondamentalmente fanno il bello e il cattivo tempo per l'Eppan. Sì, diciamo che è molto strano anche il risultato di Eppan Siracusa. Voglio capire come questa squadra, che secondo me doveva essere molto più forte di Siracusa, è riuscita a perdere, specialmente anche in casa, perché mi sembra molto strano. Dopo la palla recuperata in difesa da Rubiera, c'è questo attacco per la formazione di casa che questa sera gioca in maglia blu. Versakovs per Pagano, ancora Versakovs, Oleari, il fallo ma mi sembrava fosse sotto fallo questo tiro di Oleari, non intervengono gli arbitri, quindi palla persa, il fallo poi di Oleari che viene ammonito. Dall'altra parte per l'intervento su Santinelli, si riprende con un 9 metri. Mentre vediamo un po' se bisogna chiudere una porta del palazzetto laterale, ecco. Bene, abbiamo capito cos'era l'inghippo del momento, perché non riuscivamo subito a capire quale fosse il problema. 2-1 per Eppan quando se ne sono andati 4 minuti di questa partita. È chiaro che giocando in casa pesa di più a Rubiera questa sfida. La palla recuperata, secondo me, con un fallo di piede ed è il difensore rubierese, non fischiato. Pagano per Patroncini, va a terra Pagano, la palla per Oleari, la conclusione, fischio arbitrale, c'è uno sfondo fischiato all'attacco rubierese, mentre la palla persa, doppio palleggio di Lazarevic che colpisce anche al volto il giocatore di Rubiera, sbracciando nel tentativo più che altro di recuperare il pallone. Chiede scusa Lazarevic, è uscito Cavina nel frattempo per lasciare posto a Versakovs in attacco. Attacco la formazione rubierese con Bartoli per Versakovs, Pagano, ancora Bartoli, Pagano, Versakovs, Oleari, esce il pivot, la palla invece cerca ancora per linee esterne, Pagano, la conclusione, il tiro di rigore per la trattenuta su Robertino Pagano, che deve attaccare di più perché secondo me ha di fronte a sé Widenhofer, che di solito non gioca tantissimo, sostituisce lo squalificato Stojanovic, e quindi bisogna attaccarlo di più. La rete di Versakovs dai 7 metri, 2-2, c'è anche la tensione probabilmente, Giovanni, di giocare la prima in casa e di non sapere che non si può fondamentalmente fallirla. Sì, questa è, come diciamo, oggi psicologicamente per noi è una partita molto difficile, dobbiamo cercare di gestirla in modo tranquillo, senza lasciarti prendere dalla foga, e cercare di portare a casa questo risultato che per noi è fondamentale per poter salvarci quest'anno.
Ottima difesa di Luca Oleari su Oberhauk, non gli concede la possibilità di provare il tiro. Santinelli viene fermato fallosamente da Patroncini. 9 metri ancora per la formazione rubiarese. La palla per Branche, per Lazarevic, ancora il numero 11, si accentra, lo segue Cavina, Santinelli, la parata di Voljuvac, palla recuperata ancora da Rubiera che prova a spingere in attacco con Oleari, Versakovs, la palla subito all'ala, Bartoli, la rete di Roberto Bartoli per il sorpasso rubierese, 3-2 per Rubiera. 3-2 il punteggio per la formazione rubiarese che recupera dal break iniziale degli altoatesini che si erano portati sul 2-0, 7 minuti giocati nella prima frazione. L'attacco di Santinelli, Lazarevic, Lazarevic va al tiro, Lazarevic fuori. Ho ancora, ottima la difesa, non danno spazio a Lazarevic per prendere bene la mira. Versakovs, la palla in rete per il 4-2 di Rubiera. Prova la rimessa veloce, Leppan, Santinelli, Bosch, la conclusione ancora Voljuvac, la palla per Rubiera. Ancora Voljuvac, torna in attacco la formazione rubiarese con Robertino Pagano per Versakovs all'ala, Bartoli, la parata però, ottima parata da parte di Raffl. Fallisce il più 3 Rubiera in questo avvio di partita, ma l'intensità che ci sta mettendo dietro Rubiera fa sperar bene. Sì, diciamo che in difesa sta giocando una buona partita, un buon inizio gara, in attacco ancora facciamo un po' fatica, dobbiamo lavorare molto nelle seconde fasi visto che loro stanno sbagliando, perché per noi sarà molto più facile segnare. Quindi vediamo un po' se riusciamo a sboccarci in attacco per rendere questa partita un po' meno complicata di come deve essere. Altra palla persa dall'Eppan, l'attacco di Rubiera, Pagano per Oleari, Oleari va dentro, rigore per la spinta su Oleari. C'era stata la parata di Raffl, ma c'è il tiro dai 7 metri ancora per i Vikings. Viene fermato il tempo, c'è il cambio del portiere, esce Raffl, entra Bortolotte, l'altissimo Bortolotte al suo posto. Con tutta la calma del mondo, anche per deconcentrare il più possibile il tiratore rubiarese. Versakovs per il tiro dai 7 metri. Attende il fischio arbitrale, arriva la conclusione, la rete ancora di Versakovs per il 5-2 Rubiera. Per Rubiera al nono del primo tempo. L'attacco dell'Eppan sempre con Santinelli per Lazarevic, Oberhauk, Lazarevic, Santinelli. Attenzione a spazio, la palla all'ala per la conclusione, la rete ancora dell'ala mancina, Oberhauk per il terzo gol dell'Eppan, 5-3 il punteggio. Versakovs all'ala, non entra questa volta Roberto Bartoli, quindi si ricostruisce l'azione manovrata per Rubiera. Pagano per Oleari, Versakovs, Oleari per Bartoli, ancora Versakovs, Pagano. Palla per Oleari che accelera, Versakovs per Pagano, la finta di Pagano che deve attaccare di più, bisogna che attacchi sempre quel giocatore Robertino Pagano. Decimo minuto del primo tempo, 5-3 il punteggio, rischio di gioco passivo. Versakovs bene, la palla al pivot, Bortolotti va a realizzare il sesto gol di Rubiera, 6-3 per la formazione rubieresa. Lazarevic, attenzione al numero 11 Branche che prova ad andare dentro, c'è il fischio arbitrale per l'ottima difesa di Patroncini che sta tenendo molto bene come secondo. Rimessa in gioco dai 9 metri, deve essere rieffettuata. 6-3 il punteggio, e ancora Santinelli
per Branche, Santinelli, Lazarevic, Oberhauk, Lazarevic, Branche, sempre circola la palla per linee esterne, Branche, la palla per quasi infrazione di passi, non fischiata, Santinelli, chiuso bene ancora Santinelli, Murato, ci sono i 2 minuti però dati a Patroncini in difesa, primi 2 minuti verso l'11° del primo tempo combinati al numero 66 di Rubiera, per la prima volta dunque un'inferiorità numerica sul campo. È il rischio poi di giocare sempre con questa intensità, devi per forza essere al limite. Sì, ma diciamo che non dobbiamo aver paura, noi dobbiamo fare la nostra partita, essere duri, fare sentire il nostro gioco in difesa. Ricordiamoci che le partite che abbiamo vinto abbiamo avuto sempre 6 o 7 esclusioni, non dobbiamo aver paura, dobbiamo giocare con intensità e fare sentire all'avversario che è molto dura per loro segnare. Vediamo, ecco. Voglio dire, hanno fatto 4 gol, di cui 3 dall'ala sinistra, questo dovrebbe... Dall'ala destra, scusami. Quindi dovrebbe farci capire che magari dovremmo essere un po' meno aggressivi nella parte centrale, perché facciamo molta fatica e loro non hanno ancora fatto un tiro da fuori. Quindi hanno fatto 4 gol, di cui 3 dall'ala destra. 6-4, vantaggio Rubiera, che ora gioca con l'extra player avendo l'esclusione di Patroncini. L'attacco, Santilli è entrato in campo, Oleari per Versacos, per Pagano ancora per Oleari, esce Bartoli per far entrare il portiere, Pagano va dentro dall'ala, la conclusione, la rete di Robertino Pagano da posizione praticamente impossibile, 7° gol di Rubiera che torna in difesa, Cavina a comandare la difesa. L'attacco, Lazarevic, Santinelli, Branche, Santinelli prova l'uno contro uno, perde la palla Santinelli, attenzione, già effettuata la rimessa in gioco, stavolta probabilmente l'aveva persa, c'è un fischio arbitrale, Cavina richiamato, credo anche ammonito il numero 12 di Rubiera. 12 minuti 30 secondi giocati, 7-4 Rubiera, Lazarevic, Santinelli, Branche, attenzione a Lazarevic centralmente, ancora Branche, la palla nuovamente all'ala, va il tiro, ancora il gol di Oberhauk, ha fatto 4 gol dall'ala, ha cambiato 4 volte l'angolo. Sì, ma voglio dire, loro fanno questo gioco, basta, cioè quell'ala lì non può tirare più, perché se su 5 gol ha fatto 4 gol l'ala e tutte e 4 lasciamo, siamo troppo concentrati al centro, non può, quest'ala qui ci ha fatto 4 su 4, non può più tirare. L'attacco di Rubiera, c'è l'ammonizione per il difensore, si tratta del numero 11 Branche. Si riprende a giocare, più 2 Rubiera, è terminata l'inferiorità numerica per Rubiera, l'attacco della formazione rubierese con Oleari, Versacos per Pagano Versacos centralmente, va da Oleari a spazio, la palla per il pivot, la rete ancora di Bortolotti, ci sono i 2 minuti di esclusione per il numero 13 Widenhofer, 8-5 il punteggio per Rubiera, che ha anche la superiorità numerica adesso per 2 minuti. Bisogna sfruttarla con intelligenza questa situazione adesso da parte rubierese, perché contano i dettagli. Sì, no, direi adesso dobbiamo, loro praticamente ancora non hanno tirato da fuori, quindi noi dobbiamo cercare di provare a vedere se questa di non permettergli di giocare sempre sulle ali, ma cercare di dover forzare un po' il tiro, perché loro ancora da fuori non hanno fatto un tiro in 13 minuti. Vediamo un po' come interpreteranno questa azione di gioco. Branche, attenzione, doppio, palla persa da Lepan, riparte Rubiera velocemente con Oleari con calma, la palla per Pagano Versacos, la palla per Oleari all'ala, Santilli, la rete di Andrea Santilli per il 9-5 Rubiera.
9-5 per Rubiera, time out chiesto dal Leppan dopo 14 minuti e 20 secondi di gioco. L'impatto è tutt'altro rispetto alla gara col Carpi, persi in casa da Rubiera. No, diciamo che la squadra intanto recupera palloni in difesa, questa è la prima azione per poter fare seconde fasi. Poi noi stiamo cominciando a sfruttare bene la seconda fase, che normalmente tendiamo a un po' a lasciare, e per noi è un'arma vincente perché abbiamo molti giocatori veloci e possiamo pensare di rendere il nostro gioco più veloce e permetterci di fare meno fatica e giocare meno a difesa schierata. 9-5 il punteggio quando in pratica se n'è andato un quarto di gioco di questa gara 1. Torna in campo Rubiera, deve rientrare ora Eppan, che ha ancora qualche secondo di inferiorità numerica da scontare. È uscito Bartoli, è entrato Garau all'ala sinistra per Rubiera. Tutto è pronto per la ripresa del gioco. Si può ripartire addirittura con due uomini in meno perché non c'è il portiere, sono in cinque in campo in questo momento, poi probabilmente rientrerà il portiere velocemente, rientra ora, quindi non gioca con l'extra player Leppan questa inferiorità. Santinelli per Lazarevic, per Branch, perde la palla ancora Leppan, torna in attacco allora Rubiera nuovamente con Versacos per Oleari all'ala, Santilli, c'è il tiro di rigore, due minuti per il numero 9 Singer che ha spinto Santilli in volo, tiro di rigore per Rubiera. Ancora Versacos dai 7 metri. Versacos dai 7 metri. La finta, la conclusione, la rete ancora di Versacos. 10-5 più 5 Rubiera. Ovviamente gioca più lento possibile Eppan, che ha addirittura due giocatori in meno. Entra Stankovic nella formazione altoatesina. L'attacco dell'Eppan con Stankovic, sfondo di Stankovic, palla persa, la recupera Rubiera subito veloce, Santilli già contropiede, la conclusione, la rete ancora di Santilli per l'11-5 Rubiera. 11-5 per Rubiera, altra rimessa in gioco da centrocampo per Leppan, che ha recuperato il numero 13 Widenhofer, ma sempre fuori per esclusione il numero 9 Singer. Cambio di portiere, entra Bortolò tra i pali. L'attacco di Stankovic per Santinelli. Stankovic, Santinelli prova l'uno contro uno dall'ala, la parata di Vogliuvaz e la palla per Rubiera, riparte in attacco velocemente la formazione rubierese. Pagano per Versacos, la finta va dentro, in gol ancora Versacos per il 12-5 Rubiera. Seconde fasi, molto facile per noi, molto facile e molto difficile per loro, che sono veramente in loop, quindi dobbiamo cercare di spegnere subito la partita in modo per poterci non dare a loro l'occasione di rientrare. Dobbiamo cercare in questo primo tempo di continuare con questo gioco e vedere di non lasciare adito a ritorni dalla squadra avversaria. Altra palla recuperata in difesa da Rubiera, Pagano la finta, Pagano per Oleari, si ferma Luca Oleari, fallo subito da Stankovic che è nervosissimo, appena entrati in campo
Esce Pagano, entra Benci, esce Santilli, rientra Patroncini nella formazione rubiarese. Bortolotti, Benci, Oleari, si alza Oleari, viene fermato fallosamente, 9 metri, l'attacco, Versakovs, la palla per Oleari, fischiano lo sfondo a Versakovs e quindi palla persa da Rubiera. Stankovic, parità numerica sul campo, sì, adesso sono pari le due squadre con tutti gli effettivi in campo. Santinelli per Stankovic, Singer, Stankovic, Santinelli, Lazarevic, Stankovic, esce Oleari, viene fermato Stankovic, 9 metri, Stankovic, taglia Oberauk, Stankovic, Guidenhofer, la palla per Santinelli, si butta dentro, viene fermato Santinelli. Ottima difesa di Rubiera, 12-5 il punteggio, Stankovic, Santinelli per Lazarevic, Lazarevic prova l'uno contro uno, fermato da Bortolotti, rischio di gioco passivo dell'Eppan, dovranno andare al tiro, vuole la distanza per poter tirare Lazarevic, Lazarevic va sul tiro, Murato, parte il lancio in contropiede per Garau, la rete di Mario Sebastiano Garau per il 13-5 Rubiera. Ecco, contropiede, lancio millimetrico, diciamo, del portiere, un po' rischioso ma veramente molto preciso e bellissimo, bellissimo contropiede. L'intensità in difesa di Rubiera sta facendo la differenza in questi primi 20 minuti di gioco. L'attacco di Branch per Lazarevic, Oberauk, Lazarevic fuori mano, Oberauk, la finta fuori per Lazarevic, rischia Lazarevic l'infrazione di passi, l'attacco Stankovic, il tiro fuori di Stankovic. Torna in attacco Rubiera al 20° minuto, 13-5 per Rubiera. L'attacco, la formazione rubiarese con Bortolotti, Benci, Benci, va su Benci, la parata di Bortolotti sul primo palo, prova ad accelerare ora l'Eppan con Oberauk, Branch, la conclusione, il gran gol di Branch, questo è il primo gol da fuori che fanno. Sì, questo è il primo tiro, veramente un gran tiro, devo dire, però su 6 gol. Hanno fatto praticamente un gol da fuori e tutti gli altri dalle ali, quindi possiamo ancora pensare che per loro sarà difficile comunque riuscire a recuperare con i tiri da fuori questo divario. Vediamo un po' come adesso dobbiamo cercare di fare, facciamo troppa fatica, come... C'è l'errore al tiro di Oleari, la palla recuperata, spinge Oberauk, la palla per Branch, la conclusione, Voljovac, ancora la parata di Voljovac, prova ad accelerare Versakovs, poi torna sui suoi passi, la palla per l'errore di Davide Bartoli sull'assist di Versakovs. Gli ultimi due attacchi di Rubiera conclusi male al... Sono passati 20 minuti e 40 secondi, 13-6 per Rubiera, l'attacco dell'Eppan con Oberauk che ora fa il centrale, la palla per Branch, Oberauk fermato da Oleari, rimesso in gioco in attacco con Lazarevic per Oberauk, Widenhofer, Branch, Oberauk, Lazarevic, Oberauk, la finta, Lazarevic, Lazarevic, Oberauk, Oberauk, la palla per il taglio, la conclusione fuori di Widenhofer. Altra palla recuperata da Rubiera, questa volta grazie all'errore
del pivot di Eppan, che ha veramente sbagliato dai 6 metri libero. Entra Bonassi, l'attacco di Rubiera con Benci centrale, Bonassi per Benci, Garau, Bonassi, Versakos, la palla per Patroncini, Bonassi, Benci, Benci per Versakos, Versakos fa l'ala, Patroncini, c'è ancora la parata di Bortolotti. Dobbiamo resettarci un attimo perché gli ultimi 3 attacchi non sono stati molto lineari. No, diciamo che siamo molto legnosi in attacco, stiamo bravo, molto bene, non abbiamo comunque un buon gioco in attacco, abbiamo raggiunto questo punteggio con contropiedi, con seconde fasi, ma in attacco facciamo ancora molta fatica a dipanare il gioco e non abbiamo un bel gioco fluido. Lazarevic per Branch, Branch rischia ancora Lazarevic, Oberauk, la finta, la palla va all'ala, non può entrare Siger, è gioco passivo, Oberauk va dentro, viene fermato, va in gol e prende due minuti Barbieri. Qua bastava aspettare, non ha tiro Oberauk, non tira, fa solo penetrazione, bisogna leggere anche l'avversario con attenzione, non bisogna farsi prendere dalla foga di volere per forza recuperare il pallone. No, infatti diciamo che è stato un errore un po' ingenuo, c'è un giocatore molto più basso di te e tu sei uscito molto, lui ha quel cambio di direzione. Comunque diciamo che forse la troppa foga gli ha giocato un brutto scherzo, vediamo un po' adesso però di vedere di panare un po' questo attacco che ancora non è al meglio oggi. Rubiera che ha sbagliato gli ultimi 3 attacchi, il parziale di 2-0 per Eppan negli ultimi minuti, Pagano la finta, Versakos, non c'è nessuno, chiama Bonassi, ancora Versakos per Pagano, la palla al pivot, la conclusione e sbaglia ancora Bartoli. Vabbè, ma adesso però basta, 2 errori sono già troppi, quindi bisogna essere anche più reattivi secondo me nei cambi, 2 errori sono troppi, giù panchina, torna in campo subito Bortolotti perché non ci possiamo permettere di fare questi errori qua. Viene ammonito Pagano nel frattempo. Siamo arrivati al 25esimo minuto, 13-7 il punteggio. Lazarevic, Oberauk, Branch, Oberauk all'ala, Stankovic ancora, Voljuvac a dire di no al giocatore altoatesino. Adesso dobbiamo un attimo giocare lungo, cercare di stare il più possibile in attacco a rischio del passivo. Siamo 6 gol avanti, mancano 5 minuti alla fine, non possiamo permetterci di far avvicinare l'Eppan. Quindi dobbiamo cercare di giocare il più lungo possibile. Bravo, molto bene. Perfetto, attacco lungo, ragionato, senza fretta e con lucidità. Il gol di Garau del 14-7 Rubiera. Ancora Oberauk per Branch, va dentro, sbaglia. La palla recuperata da Barbieri che rimette subito in gioco velocemente. Formazione rubierese, Pagano con calma, Pagano, deve uscire anche Cavina. Quindi riprendiamo il gioco, è scontato anche il 2 minuti, quindi siamo tutti in campo. 14-7 il punteggio, l'attacco di Rubiera con Garau per Versakos, Bonassi per Pagano va dentro, il tiro, vabbè, secondo me c'era rigore netto. Stankovic per Oberauk, ancora Stankovic, anche secondo me era un rigore sacrosanto quello lì. L'attacco di Oberauk, si butta dentro, va Stankovic, la rete di Stankovic.
14-8 il punteggio, 3 minuti alla fine del primo tempo. Attacco di Rubiera con Versakovs per Bonassi, Pagano, Versakovs, la palla ancora per il pivot e ancora l'errore. Cambialo, ma cambialo! L'attacco quasi palla persa. 14-8 il punteggio. L'attacco di Oberhauk, Lazarevic, Sirke, la conclusione, la rete di Sirker. 14-9. Non deve tirare la sinistra. Time out sul più 5 chiesto dall'allenatore di Rubiera Luca Galluccio. 14-9, 2 minuti dalla fine, 9 gol, direi 5 dall'ala destra. No, ma io mi è già successo quando giocavamo, quando hai un giocatore così in palla, la squadra gioca per lui, lui non ne sbaglia una, lui non deve. Questo no. Qua era un altro, eh? È un altro? Sì, l'ultimo era Sigar. Ah no, pensavo. Oberhauk è andato a fare il centrale da un po' di tempo. Comunque hanno fatto su 9 gol quanti anni fa? Dall'ala destra 7 gol. L'ala destra non deve tirare. Il nostro portiere sta reagendo bene sui tiri al centro e da fuori. Non dobbiamo fare tirare le ali perché i numeri parlano e non possiamo pensare di perdere una partita, di prendere 7 gol dall'ala sinistra, dall'ala destra. 14-9 il punteggio a 2 minuti dalla fine di questo primo tempo, più 5 per Rubiera che ha avuto anche 8 gol di vantaggio sul 13-5, poi ha sbagliato troppo negli ultimi attacchi. Che ha sbagliato 3 conclusioni dal pivot Davide Bartoli e sono gol che vanno segnati quelli dal pivot smarcato, ed è una difesa che è perforabile, perché se noi ci mettiamo i 3 errori di Bartoli e i 2 gol di Bortolotti vuol dire che per 5 volte noi abbiamo servito il pivot indisturbato, e quindi bisogna che alziamo le percentuali dai 6 metri in queste situazioni, perché vuol dire che questa difesa altoatesina concede queste cose. Pagano per Garau, Versakovs, Oleari, Garau, Versakovs, Pagano, Versakovs, Oleari, Versakovs per Pagano. Pagano si accentra per Versakovs, per Oleari va dentro, palo, recupera Bortolotti che realizza. 3 su 3 per Bortolotti, 15-9 il punteggio a 1 minuto e 10 secondi dalla fine di questo primo tempo. Tornano 6 le lunghezze di vantaggio per Rubiera. L'attacco dell'Eppan, Branch per Oberhauk. Lazarevic, Oberhauk, Branch, ancora Oberhauk, si butta dentro, fuori, c'è il tiro però di rigore. Fa solo questo, da centrale lui fa solo questo qua. Bisogna che capiamo bene com'è la situazione, dobbiamo scalare ma non uscire aggressivi su di lui. Ed è proprio Oberhauk, che è anche un cecchino dai 7 metri, che ora va contro Voljuvac. Oberhauk, la conclusione, la rete di Oberhauk. 10° gol per Leppan contro i 15 di Rubiera. A 40 secondi dalla fine del primo tempo. Attacco di Rubiera con Pagano che si allarga tantissimo. Pagano, la palla persa, c'è il fallo su Pagano. Questo, come prima, per me era rigore su Pagano, qua ci stava che lasciassero andare, perché secondo me era palla persa. 10 secondi prima della sirena, bisogna che qualcheduno si prenda la briga di andare al tiro. Leari,
tiro dai 9 metri, tiro franco dai 9 metri sul 15-10. Il muro difensivo dell'Eppan per quest'ultimo tiro franco. La conclusione fuori, al riposo più 5 Rubiera, 15-10 in questa gara 1 dello spareggio salvezza per restare in Serie A.
tutto è pronto per la ripresa del gioco qui al Palabursi di Rubiera per questo secondo tempo di gara 1 dello spareggio salvezza per restare in Serie A tra Spare Repane, Vikings Rubiera. Rubiera in vantaggio 15-10 dopo i primi 30 minuti di gioco, vantaggio che era stato anche di 8 lunghezze sul 13-5, poi parziale di 5-2 finale dell'Eppan che si è portata a meno 5 sfruttando anche una serie di errori dai 6 metri di Rubiera, che aveva costruito bene ma poi ha sbagliato i tiri. L'attacco di Oleari in avvio di questo secondo tempo. Benci, capitan Benci, prova l'uno contro uno, prende il fallo con esperienza Benci, si riprenderà con una rimessa dai 9 metri. Si riparte dunque con l'attacco di Rubiera, la palla per Oleari, centralmente il tiro fuori di Oleari che era andato su bene ma non ha trovato la porta. Prova ad attaccare allora sempre con Oberauk, centrale Lazarevic, Oberauk, Branch per Oberauk, Oberauk per il numero 11, Lazarevic ha spazio, il tiro e la rete di Lazarevic. Per la prima volta trova spazio Lazarevic, porta a meno 4 i suoi. Rubiera cerca di accelerare con Versakov, la palla per Oleari, c'è il tiro di rigore, prendiamolo. Il rigore c'è ma poteva anche segnarlo perché praticamente non è ancora riuscito a forare la porta, diciamo. Un momento un po' particolare per i terzini di Rubiera che hanno fatto solo 2 tiri. Doppio errore di Versakos, momento decisamente no di Rubiera che deve ritrovarsi. Lazarevic, palo, palla recuperata, prova ad accelerare Rubiera con la palla per Garau, la traversa. Stiamo sbagliando troppo, abbiamo smesso di giocare in pratica. L'attacco di Oberauk per Lazarevic, ancora Oberauk, Branch, Lazarevic, Oberauk, Branch, Lazarevic, 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 Branch, Oberauk, Branch, Oberauk, farà l'uno contro uno, la palla all'ala, non entra Stankovic, ancora Oberauk per Stankovic, Stankovic, la palla per Branch, il tiro, la parata di Voljuvac. Adesso però riprendiamo efficacia in attacco perché ci siamo bloccati. Benci, Versakos, la palla in rete per il nuovo più 5 Rubiera. Finalmente un gol da terzino in velocità, come dicevamo in seconda fase, quindi dobbiamo cercare di il più possibile questa seconda fase perché per noi è vincente, perché da difesa schierata facciamo molta fatica a segnare con l'Eppa. Lazarevic, Branch, il tiro, la rete di Branch da 10 metri, trova l'angolino, 12° gol dell'Eppan, più 4 sempre Rubiera. Oleari era già dentro, Oleari adesso probabilmente ha anche un po' di paura dopo gli errori al tiro, gli dice Versakos vai al tiro perché lì era già dentro e doveva andare al tiro. Attacco di Rubiera, Versakos, Bortolotti per Benci, Oleari, Versakos, Oleari, Oleari, bravo! Si era liberato benissimo, ha centrato il portiere, non riesce a far gol, la palla al pivot, la conclusione e la rete da parte di Siger. Bisogna asciugare il parquet, 16-13, si rifà sotto la formazione altoatesina. Facciamo troppa fatica, sbagliamo troppo, quindi dobbiamo cercare di non farli entrare in partita. Sono solo a meno 3 e loro sono galvanizzati in questo momento, dobbiamo cercare di smorzare qui, se no sarà un secondo tempo veramente molto, molto difficile. 16-13 il punteggio al quarto della ripresa, erano stati anche 8 gol di vantaggi di Rubiera. L'attacco di Rubiera, Oleari, Garau, Versakos, la palla per Benci, Versakos, Versakos fuori per Benci, Benci,
per Oleari che va dentro, finalmente trova il gol anche Luca Oleari, ancora più 4 Rubiera, rimessa veloce con la palla persa e recuperata da Bortolotti, bravissima, poi il contropiede, Santilli, e ancora l'errore di Rubiera, ma basta! Basta, alziamo le percentuali di tiro, stiamo sbagliando troppo, stiamo regalando all'avversario Oleari 2 minuti, ecco, ecco qua, 2 minuti in difesa perché abbiamo sbagliato in attacco. Questo non ci voleva, anche perché è stato un po' troppo plateare la presa di Oleari, doveva... Questo è un po' mancanza di esperienza, il giocatore era già fermo, quindi è stata un po' un'ingenuità secondo me. Quindi il giocatore si è lasciato andare, quindi ha preso questi 2 minuti. E adesso c'è inferiorità numerica per 2 minuti con Eppan a meno 4, ma in recupero. Oberau, Branche, Lazarevic, Branche cambia la palla per Singer che salva questo pallone, Oberau si butta dentro. Per Branche non c'è nessuno al terzino, rischiano tanto, non si alza il passivo, Obero, la palla al pivot, palla recuperata dalla difesa, il lancio in contropiede, Cavina, va Cavina, sbaglia Cavina. Ma che cosa stiamo sbagliando? Ma che cosa stiamo sbagliando? Tutto, stiamo sbagliando tutto. Pazzesco, veramente, tutto quello che Rubiera sta sbagliando. Lazarevic, Oberauk, Branche, Oberauk va dentro uno contro uno, palla ancora quasi recuperata, non fischiano lo sfondo, si continua a giocare con Oberauk, cambia il gioco, la palla è per Rubiera, no, mi sembrava l'avesse toccata Stankovic e dopo Santilli, palla che resta ancora lì, buono l'intervento di Cavina in difesa. Attacco della formazione con Branche, la palla al pivot, la conclusione, la parata di Voljuva sulla conclusione di Bernard. Più 4 Rubiera, palla in mano. Vediamo un attimo. L'attacco di Rubiera con Benci, Pagano, Santilli, Pagano per Versakov, la conclusione sotto le gambe del portiere di Versakov, torna al più 5 Rubiera, 18-13, Lazarevic rischia i passi, la conclusione fuori, ha rischiato i passi Lazarevic su questa azione, bisogna asciugare il parquet, 18-13 il punteggio, quando stiamo arrivando... In pratica siamo quasi al 7° minuto del secondo tempo. Asciugato il parquet, si può riprendere a giocare con il 9 metri in favore di Rubiera, di Eppan. L'attacco della formazione altoatesina, Lazarevic per Oberauk, Brands, Stankovic, Brands. Oberauk, la palla all'ala, rischia Stankovic di pestare la linea dei 6 metri, si continua a giocare, Lazarevic va via, Lazarevic fallo in difesa, ancora una rimessa dai 9 metri, non mi sembra, no, non c'è ancora passivo, Lazarevic va su, il tiro, la rete di Lazarevic per il meno 4 Eppan. Versakov, la palla per Santilli, Santilli prova ad andare via, viene fermato dalla difesa, si riprende con un 9 metri, si riprende dunque a giocare. Oleari per Pagano, Oleari, Versakov, Oleari, sale Garau, Versakov, Pagano, Versakov, Versakov per Pagano, la palla arriva a Santilli che la salva, Pagano prende il fallo di esperienza. 9 metri, si ricomincia a giocare, Versakov, Oleari per Versakov, perde la palla Versakov, gli scivola di mano, il lancio in contropiede, c'è Garau che lascia andare, Singer che va in gol, ancora torna a 3 gol di distanza l'Eppan.
Heppan che in questo momento sta facendo il massimo sforzo, dobbiamo essere bravi a togliergli energia e morale dal punto di vista mentale. Sì, diciamo che dobbiamo cercare di tenerla lontano, perché per loro sarebbe per loro sarebbe veramente una manna poter riacciuffare questa partita che a metà del secondo tempo sembrava avviarsi verso una conclusione scontata. Questo siamo a più 3, ma loro hanno la palla del meno 2, quindi dobbiamo stare molto attenti. Abbiamo sbagliato tutto ciò che potevamo sbagliare, vediamo un po' come se riusciamo a tornare. Passi. Altro 9 metri per Leppan. Oberauk per Lazarevic, Oberauk per Branch Stankovic, sale Oberauk, la finta, la palla per Lazarevic fermata, ancora Oberauk per Stankovic, Oberauk esce su di lui, versa con Stankovic, il tiro fuori. Gran difesa questa di Rubiera. Adesso concretizziamo questo lavoro. Pagano per Versakos, il sottomano di Versakos in rete per il 19-15. Ancora più 4 Rubiera. Branche, la palla per Oberauk. Branche, lo sfondo non fischiato, la palla recuperata da Santilli che accelera. Garau, la rete del più 5 ancora di Sebastiano Mario Garau. 20-15 al decimo minuto della ripresa. Continuiamo così con l'intensità difensiva, non diamogli speranza. Sì, dobbiamo adesso è il momento di allungare, riuscire ad arrivare a più 7, più 8 vorrebbe dire troncare le gambe all'avversario, perché ancora è lì 5, non so il tempo, mancano ancora 20 minuti, dobbiamo cercare di toglierli dalla partita. Oberauk, Stankovic, Oberauk, Lazarevic per Stankovic, attacca, bravissimo Bortolotti, rimessa in gioco dai 9 metri, Lazarevic, Stankovic, la sottomano, la parata da parte di Voljovac, Santilli, il gol di Santilli in contropiede per il nuovo più 6 Rubiera. 21-15 il punteggio. 21-15 il punteggio, più 6 Rubiera. È ricresciuta la difesa rubierese, esce Oberauk, rientra Santinelli. L'attacco della formazione Alto Atesina con Santinelli per Branch, Santinelli, Lazarevic, Branch, la tiro, la parata ancora di Voljovac, recupera Bortolotti, torna in attacco velocemente Versakos, la palla per Oleari si butta dentro, era andato in gol, fischiano gli arbitri, ci sarà un 9 metri, 12esimo minuto, più 6 Rubiera, palla in mano, Versakos, la finta, la palla arriva ad Oleari che tira fuori. 7 metri, ecco. È 7 metri. No, infatti dicevo, come fanno a non fischiare niente? No, era stato fischiato, ma non si è sentito. Sette metri dunque, ancora. Diciamo che l'arbitro è stato un po' ambiguo nella fischiata. Sembrava come se avesse detto tutto ok, invece era 7 metri. Io avevo capito che avesse dato il vantaggio, invece secondo me è giusto, i 7 metri sono sacrosanti. Versakov ha sbagliato, ma non sbaglia questa volta, aveva sbagliato in precedenza, è il più 7 Rubiera sulle 22-15. 22-15, Santinelli per Branch, esce Stankovic, Branch per Santinelli, Singer va all'ala sinistra e Oberauk torna all'ala destra, Lazarevic, la palla per Santinelli, ancora Lazarevic,
Lazarević per Santinelli. Santinelli attacca, la palla rubata ancora da Versakovs. Altra ottima azione difensiva per Rubiera, che può tornare in attacco al tredicesimo della ripresa, più 7 palli in mano per Rubiera, con Pagano per Versakovs. Versakovs si butta dentro il tiro, il rigore ancora colpito alla spalla. Versakovs si rialza comunque. 7 metri ancora. Cambio di portiere, esce Bortolot, ritorna Raffl tra i pali nella formazione altoatesina. ...22-15 il punteggio. Versakovs dai 7 metri, la conclusione, il palo pieno centrato da Versakovs col portiere che era rimasto fermo. Rimaniamo sul più 7. Poteva essere la palla del nuovo massimo vantaggio. Vediamo di riprenderla in difesa allora questo pallone. Lazarević, Santinelli per Branche. Santinelli, Branche prende la linea larga. Ancora Lazarević, Branche, Santinelli prova a buttarsi dentro per Branche. Va il tiro, Branche traversa, la palla è per Rubiera. Bene così, un palo da una parte, un palo dall'altra, facciamo pari e patta. Sì, diciamo che loro a difesa schierata fanno molta fatica, noi stiamo facendo una buona difesa e quindi il tiro è stato un tiro molto forzato. Vediamo un po' se riusciamo a riprenderci il nostro più 8. Due pali, uno di Oleari e l'altro di Bartoli. Ancora sempre più 7, Lazarević, la palla per Santinelli, Santinelli chiuso, recupera Oleari, c'è un fallo sui 9 metri, va bene, abbiamo chiuso bene. Se arriviamo a metà del secondo tempo sopra di 7, Lazarević per Santinelli, Branche. Lazarević, Santinelli, Widenhofer, Branche, Santinelli. Santinelli attacca, il tiro fuori, c'è il fallo della difesa di Barbieri, altro 9 metri, si ricomincia, attenzione al taglio di Oberauk, Santinelli, Branche, il tiro, la parata di Voljuvac, la salva Garau e quindi torniamo in attacco, ancora sul più 7, Garau. Palla per Pagano, è entrato Bonassi nella formazione reggiana. Pagano, Bonassi, ancora Pagano, palla per Bonassi, sale Santilli. Pagano, Versakovs, il tiro, il controtempo di Versakovs, coglie impreparato Bortolot ed è ancora più 8 Rubiera. La fortuna aiuta gli audaci, abbiamo un tiro non irresistibile ma improvviso. Di Versakov dobbiamo giocare così in modo molto rilassato, non avendo paura di tirare. Time out chiesto da Piano a 14 minuti dalla fine, più 8 Rubiera, 23-15 il punteggio per la formazione rubierese. Time out con la squadra di Rubiera a centrocampo, mentre quella di Appiano è attorno alla sua zona della sua panchina. 23-15, nuovo massimo vantaggio per Rubiera, 13-5 nel primo tempo, 23-15 ora. Stankovic calcia via la panchina, anche nervosismo totale nelle file dell'Eppan. Fuori Lazarević, che deve avere qualcosa, non è certo al meglio perché è l'ombra del giocatore a cui eravamo abituati.
Quindi va terzino Oberhauk, attenzione perché non è un grandissimo tiratore, ma nell'uno contro uno ha un cambio di direzione fulminante, quindi cambia anche l'impostazione proprio dell'attacco della formazione di Appiano. 14 minuti alla fine più 8 Rubiera. L'attacco, la formazione altoatesina, Oberhauk, Santinelli, Branche, Santinelli, Oberhauk che salva un pallone quasi perso, va il tiro, murato Oberhauk, recupera Branche, la palla all'ala, 9 metri per l'ottima difesa di Barbieri. Branche per Oberhauk, per Santinelli, uno contro uno. Non trova spazio Santinelli, riprende il gioco. Oberhauk, Santinelli, Branche. Attenzione Oberhauk, Oberhauk, Branche, il tiro, murato, la palla recuperata da Bartoli per Voljuvac, Versakos, Versakos va dentro, c'è la parata, c'è il fischio, i 2 minuti a Santinelli che ha fatto lo sgambetto. No, ma no, secondo me non, ma è ora il rigore sicuramente, quindi qui... Si è fatto lo sgambetto mentre andava il tiro, è per forza rigore, o è fallo o non è fallo. Invece ha dato 2 minuti e non rigore, incredibile, cioè secondo me non l'ho capita. Comunque vediamo un po' come riuscirà Leppana a vedere di ancora in uomo in meno Leppa, no? Sì, sono un uomo in meno loro. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Beh, questo è un regalo. No, non puoi fare quella fischiata lì dall'altra parte e fischiare un rigore così da questa, non esiste. Comunque, 7 metri per Leppan. Entra Salati al posto di Voljuvac contro Oberhauk. 17 minuti e 30 secondi nella ripresa, più 8 Rubiera, c'è il 7 metri per Oberhauk contro Salati. Oberhauk a conclusione, la parata di Salati gli ha tirato in faccia, il regolamento prevederebbe l'espulsione in teoria se tu centri il portiere in faccia sul rigore, anche involontario, gli arbitri in questo caso hanno detto no, hai spostato la testa tu, ma vabbè. Si riparte dunque, più 8 palli in mano, superiorità numerica. Versakos per Garau, per Bonassi, Pagano, Pagano per Bonassi, Bonassi va dentro, c'è la parata ancora di Bortolot, dall'altra parte prova Oberhauk ad accelerare, la palla arriva in un qualche modo per la parata ancora di Voljuvac, straordinario, su Morandel. Torna in attacco allora Rubiera, sempre più 8. Quando sei avanti il tempo non passa mai. 18 minuti e 30 secondi giocati nella ripresa. Bravo, bravo, molto bellissima palla di Versakov. Finalmente si sblocca il nostro pivot. Vediamo un po', ci voleva. Più 9, ancora qualche minuto e poi diciamo che possiamo pensare alla gara di ritorno. Non è ancora fatta, manca ancora 4-5 minuti, riusciamo a mantenere questo vantaggio e possiamo dire che abbiamo fatto una buona partita. Bisogna asciugare il parquet, siamo al 19° minuto del secondo tempo, 24-15 il punteggio. Più 9 Rubiera, il massimo vantaggio per la formazione rubierese. Si riprende a giocare con l'attacco Oberhauk per Branche, per Widenhofer, Santinelli, Santinelli per Widenhofer, area, no,
non viene fischiata area. C'era un fischio, secondo me c'è un problema di, ci sono troppi giocatori in campo secondo me dell'Epan, perché c'erano tutti più il portiere, ma secondo me non era terminato, non aveva ancora scontato i due minuti, quindi il gol non può essere valido perché il fischio dal tavolo è arrivato prima, poi erano un uomo in più, quindi vediamo cosa decidono. Si torna lì, infatti il gol non è valido. Il fischio dal tavolo del delegato della federazione è arrivato prima. Poi non so come sia stata. Vediamo un po' com'è stata la cosa. La palla. No, allora forse si è sbagliato il delegato al tavolo, perché. Direi che si è sbagliato il delegato al tavolo, perché non c'è. Quindi il gol non è valido, questo è l'unico dato di fatto buon per Rubiera. Poi che cosa sia successo in realtà, secondo me è più agitato il delegato delle squadre che sono in campo. Vediamo un po'. Si può riprendere a giocare. Non ho capito onestamente cosa sia successo, perché se non ci sono due minuti vuol dire che non c'era nessuno in campo prima e quindi probabilmente è stata una dormita totale del delegato. La rete del numero 13 Widenhofer per il meno 8. -24-16 il punteggio. Comunque vada, questa sarà l'ultima partita casalinga della stagione di Rubiera. Indubbiamente tanto pubblico in quest'ultima partita. L'attacco con Versakos. Versakos per Pagano. Pagano, Versakos. La palla ancora al pivot e la rete di Davide Bartoli. Dopo 4 errori ne ha messe dentro 2. Però quanti palloni che possiamo dare al pivot. Veramente sì. Loro si sono disuniti molto in difesa, noi abbiamo grandi possibilità, dobbiamo solo cercare di metterla dentro. Meno male Bartoli si è sbloccato finalmente. Vediamo un po', ecco, sfondo, questo c'era, molto bene. Calma, giochiamo calmi, non abbiamo bisogno di forzare, abbiamo una partita di ritorno, cerchiamo di gestirla con calma questi minuti in modo di avere la senza patemi, pur di affrontare la partita di domenica in modo molto sereno. Santilli per Versakos per Bonassi, non fischiano niente gli arbitri, resta a terra un giocatore dell'Eppan. Si tratta del numero 13 Widenhofer. Bonassi chiedeva il fallo, che probabilmente c'era, sul suo tiro. 9 minuti alla fine, più 9 Rubiera, 25-16 il punteggio. Si riparte a giocare. Santinelli per Stankovic. Santinelli, l'attacco. Santinelli per Widenhofer chiuso centralmente, 9 metri. Oberauk, la penetrazione, il tiro fuori, c'è il tiro di rigore. Tiro di rigore per l'Eppan, con rischio anche di 2 minuti che potevano starci.
va questa volta dai 7 metri Stankovic e va Salati ancora tra i pali. 25 a 16 il punteggio. Stankovic dai 7 metri, il tiro, la rete di Stankovic, 17° gol dell'Eppan. Attacco di Rubiera con Pagano per Benci. Bartoli, Bonassi, Pagano, Pagano, Pagano per Santilli, Santilli per Bonassi, la palla all'ala, Garau, Bonassi per Pagano, circolazione di palla, Pagano per Bonassi, Bonassi va sul tiro, la rete di Bonassi, poi un fallo durissimo, 2 minuti al numero 13 Widenhofer, 26 a 17 dopo il gol di Bonassi, 2 minuti al numero 13. Ancora inferiorità numerica per Leppan. Attacco di Oberhauk per Santinelli, Stankovic. Santinelli, Oberhauk, Santinelli per Stankovic, Oberhauk, Santinelli va dentro e va in gol. Rete di Santinelli, 18° gol dell'Eppan. Attacco di Rubiera, c'è anche Pasco, time out chiesto da Rubiera sul 26 a 18 a 7 minuti dalla fine, più 8 Rubiera. Più 8 Rubiera, 26 a 18, 7 minuti dalla fine. Non è ancora fatta però la prestazione di Rubiera questa sera. Intanto è fondamentale fare il risultato perché giochi in casa e quindi è chiaro che si gioca di più Rubiera che non Eppan in questa partita. Però dai anche un segnale importante, dopo due partite dove l'Eppan in campionato ha sempre dominato, questa sera hai lanciato un messaggio importante, cioè adesso vediamo 7 minuti dalla fine più 8, bisogna saperla anche gestire. Però hai dato un bel messaggio. Sì, io direi che la squadra ha avuto una grande intensità difensiva, è stata giocato molto bene, ha sbagliato molto, specialmente nella parte centrale della gara. Diciamo che ha permesso a un Eppan che è, diciamo, è molto lontana dall'Eppan che abbiamo visto qui in campionato, una squadra che ha poche risorse ed è mi sembra un po' molto scarica. Noi li abbiamo tenuti anche un po' in partita, ma diciamo che dobbiamo cercare di gestire questi minuti senza affanno, perché dobbiamo comunque giocare in casa loro e non sarà un doppio incontro sicuramente non facile. Sì, perché il fattore campo non è mai secondario, e lo si vede questa sera qui a Rubiera. Benci, la palla all'ala, Patroncini perde il pallone sul passaggio, Santinelli attacca, passi di Santinelli, palla recuperata quindi da Rubiera che può tornare in attacco. Gioca col doppio pivot perché è entrato Pasco Ila, che dovrebbe essere terzino mancino ma gioca da pivot in questo momento. La palla per Bonassi, Benci, ancora all'ala, Patroncini, il palo centrato da Patroncini. Quanti pali abbiamo centrato questa sera? Oberhauk rischia i passi, poi trova Stankovic, Singer, Santinelli, Stankovic, rimane uno contro uno, Stankovic, la parata di Salati. Spazio un po' per tutti adesso per Rubiera. 26 a 18.
meno di 6 minuti alla fine. Termina la inferiorità numerica dell'Eppan. Benci, Patroncini, Benci per Bonassi, Pasco che Ila che è uscito ora dalle 6 metri, l'attacco di Rubiera, Ila per Bonassi, Ila, Benci, Ila, Patroncini, Benci, la palla per Bonassi, ancora Benci, Benci per Bonassi, Bonassi per Ila, l'ala, Patroncini subisce il fallo, 9 metri, 5 minuti alla fine più 8 Rubiera. Palla per Ila, Benci, rischio di gioco passivo, Ila per Benci, Patroncini per Ila, Ila si butta dentro, Bonassi va sul tiro, la rete di Bonassi ancora per il 27-18. Santinelli, ancora Santinelli, fermato, palla fuori, c'è una deviazione della difesa. È un tiro d'angolo. Ventisette a 18 il punteggio. Stankovic per Santinelli, per Morandel. Oberauk, Morandel, Stankovic, Morandel, Oberauk. Il tiro ancora Salati, la parata ancora di Salati, torna in attacco quindi Rubiera sul 27-18. Benci per Ila, Benci per Bonassi, esce Bartoli, Bonassi per Ila, va dentro Ila, la palla ancora per Bonassi, la girella di Bonassi per il più 10 Rubiera a 3 minuti e mezzo dalla fine. Adesso questa sera hai affrontato la partita con lo spirito giusto, ma avevi anche la spinta del pubblico, un entusiasmo. Adesso devi fare lo step ulteriore, cioè andare con la testa giusta in trasferta. Questo sicuramente, diciamo che speriamo che di rivedere domenica questo Eppan che, come dicevo, non è sicuramente irresistibile. Noi abbiamo fatto 28 gol pur sbagliando almeno 10-12 conclusioni dai 6 metri, quindi poteva essere una goleada, ma la squadra dell'Eppan che abbiamo visto oggi è veramente molto, molto, molto al di sotto delle aspettative. Speriamo che continui così e speriamo che Rubiera nella prossima partita non faccia tutti gli errori che abbiamo visto fare qua in casa. Qua in casa è più facile rimediare, in trasferta un pochino più difficile. 7 metri per l'Eppan, Stankovic contro Salati, la conclusione di Stankovic, la rete 19esima della formazione altoatesina, 2 minuti e mezzo alla fine di questa partita. L'attacco di Rubiera con Garau, Bonassi per Benci, Benci per Bartoli, la palla per Ila, Benci, Ila, Ila attacca per Bonassi, la palla all'ala, Garau, il pallonetto di Garau per il 29-19 Rubiera. Un minuto e 40 alla fine della partita. Stankovic, Morandel, Oberauk, ancora Stankovic, la palla persa con l'infrazione d'area comunque di Bonassi, si riprenderà dai 9 metri. Palla per Oberauk, Morandel, l'attacco, ancora il tiro, la rete da parte di Widenhofer, 20° gol per
formazione altoatesina, un minuto alla fine della partita, 9 reti di vantaggio Rubiera in questa gara 1 Salvezza. L'attacco, c'è anche Barbieri in campo per Rubiera, Patroncini, Pasco per Bonassi all'ala, ancora Garau, ancora il gol di Sebastiano Garau, 30-20 il punteggio, 30 secondi alla fine. Rubiera vince dunque gara 1 e dopo a questo punto domenica giocherà gara 2 in Alto Adige, la conclusione, la rete di Morandel. Finisce così 30-21 per Rubiera, 1-0 nella serie, la strada è sempre in salita ma adesso un pochino meno. Un saluto a tutti quanti e grazie a Giovanni Oleano. Buonasera a tutti.